Allora, questo noi abbiamo fatto un gruppo su Facebook, io e il mio amico Riccardo Grinò, per cercare di rivalutare e riqualificare questa zona che è il City, che secondo la nostra idea è una zona bellissima in mezzo al verde, in mezzo alla città soprattutto, che va rivista e riqualificata in toto, dalla parte più bassa fino ad arrivare poi alla Villa Margherita, perché c'è un degrado che è sostanzialmente generale, sia a livello di struttura, poi sia anche a livello qua di sgambettamento. Questo sito ormai viene utilizzato dalle persone, da ragazze e ragazzi, donne e uomini, per portare i loro amici animali, ai nostri amici animali domestici, a fare i loro bisogni. Però non è così che si sviluppa un posto così bello, che ha delle potenzialità così alte, che può essere un punto di incontro sia per i ragazzi, per le ragazze, sia per giustamente per tutta la popolazione in generale, anche perché logisticamente è piazzato al centro della nostra città, e quindi è giusto che si veda e si faccia un discorso più integrativo anche di altre situazioni. Quindi questo gruppo nasce sostanzialmente per questa idea. Il gruppo su Facebook si chiama Riqualifichiamo, rivalutiamo la zona del City a Ragusa. L'abbiamo creato ieri e già siamo quasi a quota 1500 membri, e già abbiamo visto diverse persone, diversi signori che abitano in questo circondario, che ci hanno contattato per dare la loro idea, le loro proposte a questa problematica che sostanzialmente intacca questa zona di Ragusa, ma che poi deve essere di interesse comune sia per quelli che abitano ai pianetti, sia per quelli che abitano appunto nel circondario del City. Quindi sostanzialmente, a parte il fine ultimo di riqualificare e rivalutare questa zona, è anche giusto che, come giovani, perché io ho 21 anni, il mio amico ne ha 19, quindi non abbiamo in mente di creare un disegno politico che vada sostanzialmente ad averne trarre vantaggio. Però il discorso è che noi dobbiamo riuscire a, tramite l'ascolto della cittadinanza che sta attorno e che abita attorno a questa zona, riuscire a capire a tutti gli effetti quali possono essere le problematiche, perché possibilmente io penso che il fatto dello sgambettamento per cani abusivo sia un fatto negativo, mentre per chi abita può essere un fatto positivo, e quindi riuscire a trovare un punto di incontro. Questo però sempre fatto al fine ultimo di riuscire a riqualificare e rivalutare la zona, sia a livello di pulizia palese, poi sia anche a livello di organizzazione del locale. Parleremo per forza all'amministrazione comunale, anche perché, a quanto sappiamo, noi questo posto è comunale, poi il comune lo dà in gestione a dei privati o anche a delle associazioni in generale che vogliono prendersi questo posto. Quindi parleremo necessariamente con l'amministrazione per capire che interesse hanno loro, anche perché, visto che qua sotto c'è la Valle Santa Domenica che la stanno riqualificando, non vedo perché il disegno possa anche comprendere, non possa comprendere anche dalla Villa Margherita, poi passando appunto per il City e arrivare poi alla vallata, cioè riuscire a creare un punto di inizio, magari di un percorso turistico, barra rurale, barra culturale, che riguardi sia la città e possa essere appunto anche un nuovo punto importante per la città a livello turistico.